E rieccoci qui con un nuovo video, ragazzi. Io sono Cri ed ora siamo tornati su eFootball 2024. Vedremo il pacchetto, molto velocemente, degli Showtime della Serie A, che per me è completamente skippabile. Cioè, non pullateci, non ne vale davvero la pena, perché Dybala è carino, pur sempre carino, uno Showtime, le statistiche sono carine, perché è abbastanza veloce se lo portate su con 35 livelli e volete farlo correre un po'. Però il regista creativo non è uno di quegli stili che corre a go-go. Poi ha un bel controllo corpo, un bel dribbling, un bel possesso stretto, il tiro a giro, passaggi, finalizzazione. È completo, c'ha belle cose. Mi piace anche, mi piacerebbe trovarlo, però forma normale. Poi, comunque, gioca alla Roma, ragazzi, è quasi sempre rotto, quindi sarà quasi sempre C. Non lo so, non mi convince, non ha l'abilità Showtime. Dei tre è sicuramente il peggiore. Peccato, peccato, perché le avrei messo, non so, un blitz curler o un dribbling fulmine. Quello fa Dybala. Quindi, vabbè, siamo col Jack, mi sono dimenticato di dirlo. Poi vi spiego anche il perché. C'è un motivo oggi, c'è un motivo. Poi abbiamo, te lo teniamo per ultimo, perché abbiamo Lautaro Martinez, che è il terzo Lautaro Martinez tra Showtime e Big Time, perché ne avevo fatto uno Big Time, che avevo shoppato. Un altro Big Time, un annetto dopo, che ho shoppato di nuovo sostituendo, cioè non era il mio obiettivo, era nel pacchetto con De Vrij e Çalhanoğlu, i miei obiettivi erano De Vrij e Çalhanoğlu, ma ho trovato per primo Lautaro, quindi va bene, cioè l'ho avuto, ovviamente più forte di quello che è uscito prima. Questa volta no, perché il Big Time, l'ultimo Big Time che è uscito di Lautaro Martinez, è più forte di questa versione. Poi sicuramente nessuno mette in dubbio che sia sbroccato, perché ha istinto del gol, ha delle bellissime statistiche, molto molto veloce, e già come vedete da qua, che è livello 1, ha tutto, è completo, per essere una prima punta, dico, incrollabile, ha l'istinto del gol, come vi dicevo prima, delle belle abilità, gliele si può aggiungere, anche le competenze della posizione, e va bene tutto, il booster, ovviamente ce l'ha sia Lautaro che Dybala, però, la forma incrollabile B, già è una cosa, ha statistiche, anche, siamo lì con il Big Time, forse il Big Time c'ha qualcosina in più, e rende un pelo meglio. Poi, se non avessi avuto nessuno dei due Lautaro Big Time, probabilmente avrei shoppato. Sì. Invece no, perché? Perché Dybala non è nulla di eclatante. Teo, forse era già uscito un altro Teo speciale, ma neanche lui è nulla di eclatante. Poi vi spiego il perché. Poi sono forti, però non sono quei meta breaker come Totti, Baggio e Del Piero, ecco. Per fare il paragone tra i pacchetti, quello è di un altro pianeta. E Lautaro, ragazzi, semplicemente è il terzo Lautaro. È il terzo, basta. Cioè, un po' di inventiva, cambiate giocatori. C'è Barella, che è conosciuto a livello mondiale, allo stesso livello di Lautaro. Forse non allo stesso livello di Lautaro, ma quasi. Potevano fare una carta di Barella. Potevano fare una carta del Milan, non di Leao. La facevano di Giroud, l'hanno già fatto. Anche lì è difficile da poter scegliere. Maignan pure l'hanno già fatto e sono i migliori alla fine. Teo sì, Teo forse è l'unico che mancava davvero. A livello globale sì. A livello conosciuto stagione, potevano fare Sì, sì, anche quello sì, però curler, non no. Già solo per il fatto di avere il Blitz Curler avrebbe hypato più di Teo. Foden, quindi non so perché. Sì, no, beh, Foden vabbè, ragazzi, comunque non è un pacchetto che mi fa impazzire. Avessero messo altri giocatori, probabilmente avrei shoppato. Ma in quel caso non avrei shoppato Bellingham. Cioè, ci fosse stato Barella, avrei shoppato Barella. Anche se non è allo stesso livello di Bellingham, non mi interessa. Però non avrei shoppato Bellingham. Quindi forse avrei anche... Non avrei nemmeno shaftato, perché ho shaftato di brutto su Bellingham. Però vabbè, quello è un altro discorso, ragazzi. Poi, per ultimo, c'è Teo, ragazzi, che è un terzino offensivo, non più mattatore. Quindi... Già, un passo avanti perché mattatore, ragazzi, è ingestibile. È velocissimo, tanta accelerazione, tanta velocità, tanta resistenza. La difesa è messo male, forse è messo peggio rispetto ad altri Teo Hernandez che sono usciti. Ce ne sono dei migliori sotto quel punto di vista. Sì, però se lo usi CLS, lo usi senza stile attivo, cioè è un controsenso alla fine. Lui è un CLS, guarda che statistico offensivo. Sì, lo devi usare CLS perché altrimenti non difende nulla. O li porti su un bel po' le statistiche difensive, ma così bruci il resto. Anche perché poi da terzino sinistro, ok che è offensivo, ma poche volte sfrutteresti l'abilità.
l'abilità che è cross spiovente. È quello che ha White, free to play, dell'Arsenal, che vi spoilerò subito, dovrebbe essere quello dei tre che vado a prendere, perché Havertz lo posso provare, poi finisce in tribuna. Tutti e tre finirebbero in tribuna dell'evento dell'Arsenal, è ok. Però White sarei curioso di provarlo, proprio per il fatto che non ho mai provato cross spiovente, questa abilità non l'ho mai provata, quindi ho detto, vabbè, potrei andarmi a prendere White, quindi... Vi spoilerò che sarà quello che proveremo. Quindi proveremo anche l'abilità di Teo, non su Teo. E niente ragazzi, anche lui al booster, va bene, carini, tutti e tre. Ma non è un pacchetto su cui andrei ad aprire. A meno che, oh, non sei milanista, sei innamorato di Teo Hernandez, lo vuoi a tutti i costi, va bene, apri. Come io, se non avessi avuto nessun Lautaro, magari avrei aperto. Non lo so, non sono convinto, ma magari avrei aperto. O come vi dicevo prima, se avessero messo Barella al posto di Lautaro, quello il 100% avrei aperto. Non avrei aperto su Bellingham, avrei aperto su Barella. Quindi niente ragazzi, ho anche un Bremer al posto di Dybala. Bremer ha fatto una bellissima stagione con la Juve. Metti Bremer con Caposaldo, già meglio. Vabbè, non condivido alcune scelte, ma... Quest'oggi ragazzi non ci soffermiamo su questo pacchetto, perché non so se avete notato e ci sono pochissimi indizi forse che fanno notare questa cosa, ma non sono nel mio account quest'oggi, ragazzi. Siamo nell'account del Jack che per la prima volta in vita sua ha shoppato, perché? Semplicemente perché questo pacchetto ragazzi è un must, cioè per chi... decide di buttare dei soldi, sono soldi buttati su sto gioco, per chi decide di buttare dei soldi, questo pacchetto è uno dei migliori mai usciti, se ti servono degli attaccanti. A me non servivano, poi al primo infatti ho trovato Totti, e vabbè, è entrato comunque titolare. A lui servono, perché sì, ha sculato qualcosina, vi faccio molto velocemente vedere la sua squadra, che è questa. Ha sculato Dixon, nel giro gratis, ha sculato Van Dijk, con 100 monete, la prima singola. Ha scolato Vieira, forse nel giro gratis addirittura Vieira, quindi cioè di sculo ne ha avuto, lui vabbè, il pacchettino, vabbè quello ci sta, tutto il resto è abbastanza free to play, ha sculato Drogba nel pacchetto quello che era free to play, ha trovato Saviola con 100 monete, quindi è free to play se non per 15 euro del pacchetto di Messi, e va bene, si è fatto una bella squadra, però manca quel perno in attacco, perché sono tutti regalati questi, manca quel perno in attacco che dici... Questo ti cambia l'attacco, cioè ti fa la squadra davanti. E quindi manca semplicemente quello. E quale pacchetto migliore se non questo, in cui Totti lo puoi giocare tranquillamente SP. Baggio ti fa la punta, la seconda punta. Del Piero non ne parliamo. Quindi ragazzi, questo è il pacchetto perfetto per andare ad aprire. Adesso lascio il joystick in mano a lui, perché vabbè, giustamente il suo account, i soldi sono suoi, lasciamo shoppare a lui. Facciamo massimo 5 multi, anche se... Sì. Perché? Lo spieghiamo. Perché teoricamente vorrei comprare o il pacchetto dell'Argentina o della Francia. Perché quello della Francia con Deschamps è il migliore come allenatore. Anche con Scaloni non è male. E Griezmann non è male. Quindi sarebbe un altro buon attaccante. Vediamo cosa riusciamo a trovare in 5 multi qua. Perché non è detto che riusciamo a trovare tutti e tre. Ma io spero solo di trovare almeno Del Piero. Se trovo anche soltanto Baggio, penserei anche solo di fermarmi prima. Vediamo. Perché ci sono anche altri giocatori che sto puntando e che sicuramente torneranno. E quindi le monete servono anche per quello. Non credo di shoppare altri soldi. Quindi staremo a vedere. Massimo 5 multi, non di più. Ha senso, il ragionamento ha senso. Vediamo un po' come va la prima. Vediamo la prima, signore. La prima è Shaft. Cioè è uno speciale, ma non mi ricordo neanche chi erano quelli speciali, tutti italiani di quest'anno, quindi tutte merde, putride. Non schippiamo, Scamacca? Chi è? Ah, Raspadori! È il Jack, il Jack trova il Jack. Uno solo, c'è pure... Retegui, sì. Solo perché l'ho preso al fan. Sì. La prima multi è andata. La prima multi è andata, vediamo un po' la seconda. La seconda pure, vediamo un po'. Ah, non se la scrittiamo, c'è manco uno speciale, signori. Ah no, c'è Crissante! C'è l'amante. Ah, sì. C'è un altro sotto. Sì. Io, un'altra merda? Ah, no. Neanche. Ruggeri, 3 stelle. Andiamo sulla terza. Mamma mia. Iniziamo male. Andiamo con la terza. Pure la terza, signori. Andiamo da puttane. Parlavamo di cui, signore, è arrivato. Non è showtime, ma... Vabbè. Forse anche c'è uno sotto, no? Neanche.
Ultime due multi, eh? Ultime due multi. Quarta multi. Shaft. Ah no, sono molto speciale. Cioè, stai sbancando quelli speciali, ma fanno tutti scagazzare. Ah no. Potti. Er pupone, dai, er pupone. Da romano, er pupone dovrebbe. Dovrebbe. Non skippare, non skippare. Er pupone, guardatelo. Ce ne può essere uno sotto. Dai, er pupone. È difficile, dai. È difficile, è difficile. Poi la faccio l'ultima. Quanto sto? Aspetta, stai. Puoi farla, ma poi rimani con. 900 monete, rimani con. Dai, l'ultima. No, shaft. Che palle. Vabbè, uno te lo sei portato a casa in 5 multi, eh. Vero che poteva andare meglio, ma potevi anche non trovare nulla. Conta che potevi anche non trovare nulla. No, Cerbi no, ragazzi. Cerbi no. Porca puttana, vacca. Beh, c'era dentro anche Calabria, se non mi sbaglio. No, no. Lo so che è tanta, ma se poi l'hai shaftato? Non lo so. Adesso devi capire se ti conviene. Esatto, prendere un pacchetto di questo tipo, o questo, o quello della Francia, oppure buttare l'ultima multi. Però questo ce l'hai assicurato. L'ultima multi potrebbe essere Shaft, come potrebbe essere Del Piero. È difficile, difficile. Scelta ardua. Scelta molto ardua. Quello è questo è un problema. Anche perché adesso non hai 86 e 87. Ti fanno tutti uno in meno di... Ah, attaccante lui però, non è un... Hai punto attaccante di rientro. Sarebbe un... Al booster migliore, un po' migliore del tuo, però comunque ce l'hai già. Il tuo Messi comunque è shoppato ed è... ci sono i tre big time. Questo e poi il tuo. Cioè il tuo è il quarto migliore su 30 Messi che sono usciti comunque. È tanta roba. Beh, Griezmann è un giocatore chiave. È un S+. Un S+, comunque, relativamente free to play, potrebbe essere un'altra svolta per l'attacco. E Camavinga e Tchouaméni fanno entrambi 99, sono veramente carini. Tchouaméni con l'ante addirittura potrebbe tranquillamente stare in panchina al posto di Vieira. Cioè, per sostituire Vieira. Anche Deschamps, potresti invece di contropiede veloce passare a contrattacco, che sei un po' più coperto dietro, ti fa anche 88, quello sì. Devi decidere. Però adesso non ce l'hai le monete per prenderlo. Ti mancano 200 monete. Vabbè, ma quelle te le fai. Mancano 43 giorni. Devi solo valutare. Ultima multi oppure ultimo pacchetto. Potrei anche fare l'ultima multi. E poi hai 43 giorni per prendere il pacchetto. Fra 43 giorni 15 euro li raccimoli. Poi se nell'ultima multi non trovi nulla, amen. Comunque uno te lo sei portato a casa. L'importante è quello. Cioè, l'importante è quello. Io sono sbancato. Sono gli due che voglio trovare. Vabbè, Totti l'hai trovato. No. Poi si trova anche Baggio, tanta roba Baggio, eh. 5 singole. Se vuoi fare prima le singole. Io faccio così di solito. Una singola. No, io arrivo a 900, le finisci. Non conviene così. Lo so, ma non. Ah! Ah, Calabria fa calcio, signore. E facciamo calcio. Questo cosa fa? Terzino? Offensivo? Difensivo. Difensivo. Da provare, eh. Difensivo. Beh, oddio, le statistiche erano tutte rosse. Non so quanto sia da provare, però in divisioni basse. Non lo so. Skip. Non lo so. Chi è? Ma chi è? Ma skip, Pieroz. Skip. Pieroz. Non ci sa dove gioca Pieroz. Terzino mattatore addirittura. Ne posso fare altre due e l'ultima multi per chiudere. Vabbè ragazzi, ci si prova. Oddio, mancino. E il mancio. Quattro stelle. Fammi vedere il banner, aspetta. Quanto stiamo qua? Sì. Porti. Beh, più forti. A parte Totti, il resto è merda, La squadra è più alta. Sì, forse fa addirittura 99. Tu pensa che merda. Oh, hai trovato Donnarumma, non te ne sei neanche accorto. Donnarumma. Là. Donnarumma base. No, io avrei fatto lui speciale piuttosto, ha più senso. L'ho sculato. Ah, ok, nelle singolette che avevi fatto prima. Vai. Sì, sì, è l'ultima singola. Dai, e poi l'ultimo multi. Anche solo Baggio. Schippa. Antonucci. Vai. La faccio io? Ultimamente non è che... Oddio, sì, ho trovato Totti alla prima singola. Però poi ho shaftato tutto. Cioè, dalle stelle alle stalle. Dai, tu se ci hai trovato Blitzcurler, vediamo. Ultima multi, ragazzi. No, un altro speciale. Perché Totti l'abbiamo trovato così, quello è vero. Però non lo so. Non lo so. Secondo me è scamacca. È scamacca.
Bellanova. Bellanova, signori. Bellanova speciale. Ha sbancato quelli speciali quasi. Praticamente sbancati quelli speciali. E poi ha trovato Totti comunque in 5 multi. Vabbè, 6 a 80 su 150. Però Totti l'abbiamo portato a casa, ragazzi. Il video pool di quest'oggi ce l'abbiamo. Abbiamo anche analizzato il pacchetto degli Showtime. E vi ho lasciato anche degli spunti. Vi ho lasciato anche degli spunti perché Van Dijk è uscito praticamente 2 settimane fa a caposaldo. Queste sono le sue statistiche. Cioè, non penso ci sia nulla da aggiungere. Vorrei provarlo. Infatti lui sta cercando di salire in divisione, almeno ad arrivare in divisione 4, dove ci troviamo anche noi adesso praticamente. Sta cercando di salire in divisione, potremmo farci qualche video. Provare Van Dijk, provare Vera, qualcuno che non ho mai provato. Havertz, che non prenderò. Totti, purtroppo, peccato che ha trovato l'unico che ho trovato anche io, ragazzi. Avremmo avuto 2 video. Totti il mio, anche se poi ok. E vabbè, ci sarebbe Drogba, Saviola da provare, ma quelli proprio quando saremo a corto di video. Il resto ragazzi ci può stare. Uno ce lo siamo portati a casa, vi ho lasciato degli spunti. Spero che questo video vi sia piaciuto. Lasciate like, condividete, iscrivetevi al canale e noi ci rivedremo in un prossimo video. Ciao a tutti. Ciao.